Signore e signori, buonasera, bentornati alla puntata La Parola. Stasera abbiamo il sindaco di Paternò, Nino Naso, ospite con noi, che facciamo un sunto della città di Paternò. Ma prima di partire noi con i temi e con la politica, oggi è una brutta giornata per la città di Paternò, per il lutto di Gabriele Longo, di 22 anni, ma questo. Io passo subito la parola al nostro ospite che vuole dire qualcosa. Siamo tutti veramente addolorati. Sindaco. La città è svegliata al lutto oggi per questa gravissima notizia. Poi io conoscevo Gabriele, diciamo dalla nascita, perché è molto amico di Antonello e di Alfina. Sono stato anche poco fa, nella trasmissione, a trovarli. È un dramma. È un dramma per la famiglia, è un dramma per la comunità, perché quando una comunità si ritrova, quando viene a mancare. Poi un giovane. È una violenza che subisce, no? Che subisce una città, che subisce la famiglia, che subiamo tutti noi, perché se ci immedesimiamo per un momento e pensiamo che un padre, una madre devono accompagnare il proprio figlio, seppellirlo, diventa veramente brutto per tutti noi. E poi, drammaticamente, un ragazzo per bene, solare, disponibile, sempre allegro, che lavorava. Si ritirava dal lavoro e è capitato questo incidente, veramente un dramma per tutti noi, ma è anche in questi momenti che una comunità si ritrova, anche nei momenti drammatici si vede se la città c'è, se la comunità è unita. Oggi c'era veramente, c'era tutta la città proprio sotto casa di questa meravigliosa famiglia. L'ho ricordato già stamattina che c'era una manifestazione delle scuole, ma lo ricordiamo anche oggi, è giusto farlo, dal profondo del mio cuore, siamo vicini a questa famiglia, tutti uniti, e stringiamoci. Ogni parola, non lo so, sono momenti particolari, io sono profondamente provato da questo evento. In questo momento dobbiamo fare silenzio, dobbiamo stare vicini alla famiglia, fargli sentire il calore, il conforto e ritrovarci tutti. Io propongo 30 secondi di silenzio per una preghiera per Gabriele Longo. Bene, condoglianze alla famiglia e partiamo con la nostra trasmissione. Ringrazio Nino Caldarella, sempre il nostro opinionista, alla regia Grazie. Giuseppe Candarella, Samuele Lavenia. A breve avremo il nuovo direttore di testata di VTV, ve lo presenteremo a breve, magari nella prossima puntata della Parola, che sarà qui con noi per presentarlo ufficialmente a tutti voi. Dunque Nino, andiamo subito nella trasmissione così un pochino si vede che sei provato, io ti conosco molto bene, già non sei solo tu, ma perdere un giovane di 22 anni, a prescindere chi sia, la famiglia già aveva subito un'altra disgrazia del genere, quindi siamo molto ma molto vicini a questa famiglia e a tutti i giovani che purtroppo perdono la vita per incidenti futili, incidenti balordi, e comunque non si deve perdere la vita da giovani, bisogna viverla la vita fino a diventare vecchi, perché la vita va vissuta. Comunque ci tenevo a dire questa parola perché vedo Nino che ancora non si è ripreso e catapultarlo in una quasi goleardica domanda. Mi sembrava brutto, ma Speriamo. perché dico goliardica domanda? Proprio stamattina abbiamo fatto un servizio che ora anche dalla regia lo mandiamo in onda, che parliamo del Falcone Borsellino, il campo sportivo che abbiamo visto di recente, dei manifesti, della squadra, del campo inagibile, però noi abbiamo potuto constatare con le nostre telecamere proprio stamattina che non è così. Mandiamo prima il contributo dalla regia. Giuseppe, se sei pronto.
Allora, un attimino, se non sei pronto, Nino, perché il Paternò alla fine ha deciso di andare a giocare quasi a porte chiuse fuori casa del Paternò? Abbiamo visto che il campo non era così messo male. Cosa è successo, Nino? Forse sono delle scelte tecniche, forse si preferiva il sintetico. Io non entro nell'agone della polemica, perché non voglio farlo, perché sapete tantissimo quanto io ci tenga al Paternò Calcio, se ancora quest'anno il Paternò è stato iscritto, e anche c'è stato un sacrificio profondo e un'attenzione massima da parte del sindaco, ma di tanti amministratori e di tanti imprenditori. La squadra di calcio sappiamo che è la cartolina di presentazione, almeno per noi Paternò ha una grandissima tradizione calcistica della città, quindi ci tengo tantissimo. Il campo è stato, certo, ci sono momenti, periodi, parliamo di un campo in erba, quindi non nel sentiero, periodo dell'anno dove naturalmente soffre un po' di più, però il campo è stato sempre disponibile, a maggior ragione anche durante queste giornate. Abbiamo anzi evitato di fare la resemina per non chiuderlo, per metterlo a disposizione della società. La società ha fatto una scelta tecnica, una scelta unilaterale, di andare a giocare a Biancavilla. Questa è una risposta che dovrebbe dare la società. Io ho il compito, come amministrazione, come sindaco e come città, di mettere questo impianto a disposizione della squadra. E c'è, oggi l'avete visto, ho voluto le telecamere proprio perché sa, uno può parlare, può dire, non so, di tutto e di più. Ecco, lo stiamo vedendo ora dal contributo. Ci sono stati anche interventi perché c'erano state le panchine che erano state, sì, infatti. Ecco, invece come vedete sono a posto, quindi il campo è lì, la società ancora è in tempo, se vuole, per andare a giocare in questo meraviglioso campo. Addirittura mi avevano chiesto, e io non ho dato la disponibilità proprio per farvi capire le condizioni del Mandelboso, mi avevano chiesto di far giocare, c'era una partita, mi sembra Civitale Catania, ma io non lo do, quello è il campo del Paternò Calcio, lì giocano i colori rosso azzurro. E questo ti fa onore, ma anche lunedì ci sarà la risemina del campo, quindi anche tempi tecnici prima di... Potevamo iniziare lunedì. Prima, ma non l'abbiamo iniziato perché poi il Paternò non poteva giocare. Infatti. Aveva queste partite in casa, però ormai, visto che è così, in ogni caso noi continuiamo, perché l'impianto lo vogliamo, ecco, tenere. Dovete pensare che prima che arrivasse questa amministrazione, il Paternò era, mi sembra, in eccellenza, non giocava nel proprio calcio, lì veramente giocava ben capito. Abbiamo dato l'agibilità, abbiamo ristrutturato, c'è stato quel meraviglioso appuntamento col Catania, c'erano quasi 4.000 persone, ma tante partite ha ospitato questo campo e vogliamo continuare. Io sono sempre per costruire, io cerco di lavorare sempre in positivo, non ho questa, l'ho detto sempre, questa cultura del nemico, quindi tendo sempre la mano anche alla società, al presidente, a tutti, voglio dire, stiamo uniti, diamo un servizio a tutti. Sempre forza Paternò, forza Paternò e forza sempre. Bene, Nino, questo mi lega a quello che la nostra chiacchierata di stasera ci porta. Sei a 8 mesi della tua amministrazione, mi pare che nella seconda amministrazione c'è un exploit, cioè Paternò è sotto sopra, nel bene e nel male, perché c'è chi si lamenta che è sotto sopra, ma una cosa, per poterlo aggiustare prima si deve sfasciare, che è normale, se si fanno delle strade è chiaro che si devono chiudere al traffico, quindi pare che sia tutto così. Ma restando sempre in ambito sportivo, il velodromo, già ne avevamo parlato in una precedente intervista, che pare che ci siano finanziamenti, perché quello che mi pare è ridotto veramente male proprio stamattina quando sono venuto nel campo, è quello proprio il velodromo praticamente, che è attivo tra l'altro, c'è gente che non è chiuso, corrono mi pare allora all'esterno,
perché vedevano all'esterno corrono dappertutto. Che correvano. Cosa ci dici del velodromo? Questo è stato un bel colpo di mano, grazie a una intesa con altri quattro comuni, Adrano, Biancavilla, Ragano e Santa Maria di Licodia, attraverso, vedete quando poi si mettono insieme e si consorziano i comuni, come si ottengono i risultati, attraverso la strada, l'antica strada ferrata, abbiamo legato i comuni, abbiamo chiesto un finanziamento per delle strutture che avevamo ognuno di noi, noi abbiamo scelto il velodromo e ce l'hanno finanziato, abbiamo più di 4 milioni di euro che ci permetteranno, quindi sempre costo zero per il comune, ci permetteranno di trasformarlo in un centro sportivo nazionale, perché è bello tutto l'impianto, ma anche all'interno non so quante palestre e attività puoi realizzare. Grande. E siccome si parlava di Via Ferrata e di mobilità sostenibile, noi creeremo una ancora lì, un'altra pista ciclabile che ci collegherà con quella che abbiamo realizzato ora nel Corso del Popolo. Quindi già c'è un pensiero, un'attività di programma, cioè certo. Non l'abbiamo scelto quando a caso. Quando partiranno i lavori? Sono già stati finanziati? Stati finanziati, poi ci sono i progetti esecutivi, io penso nel giro di un anno, spero, ma ci riaggiorneremo, però è uno step che completeremo con questa amministrazione. Ma se posso aggiungere, visto che finalmente abbiamo consegnato i lavori delle Salinelle, che sono adiacenti quello è stato veramente un intervento voluto dall'allora presidente della regione, io do i meriti a chi ce li ha ed è giusto così. Nello Musumeci ci siamo visti, cosa dobbiamo fare per le Salinelle, io ci tengo, io pure, e quindi è stato già presentato il progetto alla presenza del sovrintendente, della dottoressa Aprile, sono stati consegnati i lavori, questi sono gestiti, noi li seguiamo come comune ma anche dalla regione, e lì sarà tutto quanto riqualificato. Abbiamo sarà, visto il progetto, sarà ci uno siamo spettacolo, stati. Una meraviglia, collegato con l'ex macello che si trova sempre nella zona Fonte Maimone, che è diventato un centro culturale multimediale e sarà insieme alla Salinella anche un punto di approdo. Come vedete c'è già, no? Un'idea di riqualificazione e di attenzione verso quella parte della città. Però mi fermo, se non ti faccio fare le domande. Certo. No, ma infatti la puntata che lo ferma. La puntata è presente e futuro, ma chiaramente sappiamo la lentezza delle macchine amministrative, ma soprattutto quelle dei comuni. Cioè ritrovarsi da qui a 6 mesi dopo le elezioni, molti, anche colleghi sindaci, altri comuni, ritrovarsi così, vabbè che il tuo slogan è quello presente sempre, ma ora mi pare che gli impegni sono diventati tantissimi, presente del GAL, ti duplichi o un gemello? E come fai ad affrontare la tua giornata lavorativa? Io non penso che finisce, perché tra l'altro aggiungo, e questo ne sono testimone, perché fra i pochi che anche alle 2 di notte ti risponde ai messaggi. Nice. E uno dei pochi, comunque, anche per darti un like senza perdere tempo. Quindi come fai, presidente del GAL, diciamo, a parte il finanziamento, questo mi lega alla tua nuova nomina, che noi ti diamo il bocca al lupo, ancora non abbiamo avuto occasione, e il confronto non ci scordiamo con Enzo Maccarroni, certo, no, più quello. Che un confronto, sì. una chiacchierata con Enzo, chiacchierata, perché una promessa fatta a Nino e a Enzo. Sì. Quella è stata fatta. Come stai operando nel GAL questa nuova presidenza? A proposito di Enzo Maccarroni, io veramente lo devo ringraziare. Io ero in amministrazione, sì, con Enzo Maccarroni. Bravissimo, veramente portato avanti il GAL, dandoci la possibilità di continuare. E io sono in aspettativa, forse uno dei pochi sindaci che ci sono stato a Paternò, mi sono messo in aspettativa e 24 ore su 24 li dedico alla mia città. Lo faccio con tutto il cuore, d'altronde una città di quasi 50.000 abitanti
ha bisogno di un sindaco presente che dedichi tempo, testa e cuore. Presidente del GAL, è un'opportunità importante per noi, ma per tutti i comuni. Ci sono 11 comuni che fanno parte del GAL, sono state realizzate tantissime cose, già è partita l'animazione nei vari comuni, ci sono dei progetti importanti. Uno dei primi che abbiamo deliberato è un finanziamento di 800.000 euro che sarà distribuito a tutti i comuni per promuovere i vari territori. E poi l'animazione con altri, mi sembra, 500-600.000 euro che erano dei residui proprio per attenzione alle aziende private che hanno la possibilità di presentare progetti, bar, ristorazione, panificatori e quant'altro. Mi sono anche specializzato un po' nel settore per quello, però devo dire che c'è il dottore Brogna, l'avvocato Laudani e tanti altri, la dottoressa Di Leonardo, che sono bravissimi, perché poi sono i tecnici, tu devi riuscire ad interagire. Questo ci ha permesso, la presenza del GAL, intanto di avere un finanziamento importante nell'ex convento San Francesco. In questo momento ci sono i lavori pure lì, lo riqualificheremo, sì. Ci sarà una sala d'accoglienza, diventerà veramente un centro di accoglienza per fare eventi, è importante fare vivere questi monumenti. I bagni, non c'erano i bagni nella nostra collezione, c'erano dei piccoli bagni in esterno, anche per i disabili, quindi sarà veramente fruibile. E poi la Casa Coniglio che si trova nel centro della nostra città, anche quella sarà riqualificata. E poi ci saranno le associazioni in un quartiere popolare, le associazioni a cui daremo la possibilità, ecco, di svolgere vari tipi di attività sociale, culturale, sportivo. All'interno c'è anche un giardino, lì abbiamo fatto una convenzione con l'Istituto Professionale per l'Agricoltura. Invito i nostri studenti, oltre alle varie scuole, di seguire l'Istituto Professionale per l'Agricoltura, perché noi viviamo in agricoltura, e ci sarà proprio un'azienda scolastica, la scuola curerà quel giardino. Già questo l'abbiamo, è una convenzione che abbiamo firmato con la preside Morsellino, e quindi voglio dire, anche questo, ogni cosa che si fa è una opportunità, e noi cerchiamo di non perderla. Nino, come programmazione ora ci sarà 2024-2030 a proposito del GAL, cosa stiamo mettendo dentro? Già c'è ancora tempo, ma cosa stiamo mettendo dentro? E poi do la parola a te, Nino. Avevo parlato proprio di questo, abbiamo avuto una riunione con il vicepresidente della regione, che è l'onorevole Luca San Martino, che abbiamo incontrato tutti i GAL della Sicilia, sono 23 GAL, e si è parlato di almeno più di 2 milioni di euro di programmazione per ogni GAL. E poi, in base, se ci sono dei progetti, sicuramente c'è la massima disponibilità, ed è un misto, no? Il GAL è un lavoro importante fra pubblico e privato per realizzare attività importanti nel nostro territorio, tantissime. Noi ci siamo, Nino, tienici informato per tutti i lavori che ci sono nel GAL, perché il GAL nel tempo, Enzo ne è stato testimone, è mancata quella comunicazione con la gente e con le strutture, che quello che si è fatto non sono state informate la gente. Quindi noi ci siamo sempre a disposizione, sarete, usiamo il tuo stesso slogan, presenti sempre. Sarete inseguiti, sarete inseguiti. Nino. Allora, Nino, io ho ricevuto qualche sollecitazione in questi giorni in occasione della tua presenza. Qualcuno mi ha chiesto notizie in merito alla spazzatura nelle piazzole di sosta, perché bisogna dirlo che se si è mossa qualcosa grazie al tuo intervento, che ti sei assunto l'onere di vedere di sistemare. Vedo che sei preparato, mi attendo. Ma perché ricadono proprio nel territorio, sì, di Paterno? Assume, noi accusavamo le condie, invece lo svingolo già veniva il territorio di Paterno. Come mai, mi ha chiesto qualcuno, si è fermato, si è partito subito alla grande, adesso ci sono questi cumuli raccolti in due o tre piazzuole. Spiego come. E abbiamo pure notato
con un amico, che non faccio il nome, che c'è ancora qualcuno che nei cumuli va a depositare dei copertoni. È semplicemente vergognoso. E questo qua è ravvidatura, perché ora ti dico cosa accade. Allora, queste sono le famose zone neutre, no? Zone, in questo caso, la proprietaria della strada è l'ANAS, che si dovrebbe occupare della pulizia. Cioè, se tu trovi un sacchetto, l'ANAS la dovrebbe togliere. Il problema qual è? Così come nelle strade provinciali, perché i proprietari sono loro. Cosa accade? Che si sono accumulate, perché gli sporcaccioni, chi non vuole attenersi alla regola, andava a depositare. Paternò, rispetto agli altri, ha più piazzole di sosta, esattamente 12, quindi si sono accumulate più di 40 tonnellate di rifiuti. C'è stata questa volontà mia, ho chiesto più volte delle conferenze di servizi per trovare le soluzioni, anche perché non volevo caricare il peso tutto sui miei concittadini. Non solo, devi giustificare se tu vai a ritirare e a conferire spazzature che non è di tua competenza, perché tu hai una gara d'appalto, tu hai, cioè, delle zone, tutto quanto, dico, nelle regole. Però si trattava di emergenze. Allora, mettendoci di buzzo buono, con l'attenzione anche della prefettura, con la dottoressa Giuffre e con gli altri, abbiamo trovato un compromesso. Qual è stato il compromesso? L'ANAS, diciamo che differenziava la spazzatura per quello che si poteva differenziare in esterno, perché una cosa che tu la prendi e poi la vai a differenziare nell'isola ecologica, dove, no, è una cosa che la deve fare lì, e poi il tutto veniva conferito, te la caricava e il comune lo conferiva. Naturalmente non viene differenziato come si deve. Quando tu lo vai a conferire nella discarica, perché noi poi abbiamo questo rapporto con la discarica ti blocca, dice non è consono, non lo possiamo. Questo è quello che succede. Allora, cosa stiamo facendo? Proprio perché voglio. Stiamo facendo analizzare il prodotto per vedere di trovare un codice. Mi dicono che c'è un codice, che la gente, così lo spieghiamo, questo ci aiuta. Certo. C'è un codice particolare che tu puoi dare e poi lo puoi andare a conferire. Ho informato anche la prefettura di questo, quindi si è rallentato un po' per questo problema. Ma il problema ormai, le cose iniziate, è risolto. Le risolviamo. Possiamo perdere un po' di tempo, ma lo facciamo bene. Dopodiché, l'impegno che ha preso l'ANAS è di video sorvegliare le piazzole di sosta. Quindi il primo sacchetto, il primo copertone che sarà depositato lì, sarà multato. Loro pensavano che erano solo multati. Il sindaco di Paternò ha pensato altro. Di denunziare. E di sequestrare l'auto. C'è una delibera. Poi magari ti dico il numero ora, così sì, non me la ricordo, d'accordo. Quindi con preparate sequestro dell'auto, perché la devono smettere. Benissimo. E solo proviamo, così, perché non è possibile che la gente arrivano turisti e ci accomunano tutti quanti, quando c'è uno sforzo comune di tanti cittadini civili che ci hanno permesso di arrivare al 70% di differenziate. Quindi vuol dire che la gente si impegna. E non è per chi non si vuole attenere alle regole, per chi non vuole perdere un po' di tempo a differenziare la spazzatura, che dobbiamo essere poi al sodo, ai siciliani, io vengo dal no. Non è così, ce n'è tante, e ci sono tante associazioni che si spendono anche per lanciare questo messaggio dell'ambiente, di tenere pulito e altro. Niente, io volevo dire, sì, Giuseppe, Carmelo, da casa, se ci sono da intervenire, tu intervieni in qualsiasi momento. Sì, c'è qualcosina. Voglio ricordare che non accettiamo anonimi, non accettiamo insulti, accettiamo solo argomenti che siano a tema
con la spiegazione che ci può dare il sindaco. Vai, sì. Giuseppe. Sì, allora ricordo agli amici che ci stanno guardando che possono inviare un messaggio al 327-5674-610, ovviamente su WhatsApp, lo può fare tranquillamente e chiedere qualcosa, commentare appunto al nostro ospite, sindaco Nino Naso. Arrivano tre commenti, uno è da parte di Francesca che ringrazia il sindaco per la fontana di Piazza della Regione, prima era una mini discarica a cielo aperto, e ringrazia vivamente il sindaco per questa realizzazione di questa opera. Invece Marco ci chiede se è possibile denunciare penalmente gli sporcaccioni che inquinano le strade come inquinamento ambientale. Questa qui è la seconda domanda, e poi un'altra è un po' più di gossip, non so se si può fare, Carmelo. Gossip politico, ovviamente. Andiamo? Nino Naso e Fratelli d'Italia. Sì, questo qui ce lo scrive Giuseppe. Niente, ora questo qua questa magari lo chiediamo, Nino Naso risponde a tutto, e questo è gossip. Pare che ci sia un dialogo di Fratelli d'Italia con il sindaco Nino Naso, e quindi questo può rispondere. Però io volevo dire una cosa, mi sono chiesto, e questo non lo... tutta questa indifferenziata, che chiaramente appartiene al territorio di Paternò, va ad inficiare quella famosa percentuale per i cittadini paternesi per avere una percentuale più alta di differenziata? Quale incide, però stiamo cercando di lezionarla nei mesi, in modo tale che se in un mese deve aumentare del 3%, in due mesi aumenterà all'1,50. Anche perché ci sono anche delle, poi pagherà delle penali la ditta, perché la ditta, noi abbiamo nel contratto, devono raggiungere determinati obiettivi anche la ditta. La ditta, quando tu gli dici di andare a conferire prodotto che non è della sua competenza e poi gli deve aumentare anche la percentuale, sono problemi. Però con equilibrio stiamo riuscendo a gestirla la cosa, e continueremo a gestirla. Bene. Che domande qual era? Quella della fontana che non ce l'avevamo neanche noi, e questo ce ne vuoi parlare, come hai fatto questo intervento, da dove parte questo intervento della fontana? La fontana parte circa dal 2019, cose del genere, mi hanno messo un po' di bastone tra le ruote perché la vedevamo, cioè la fontana è rimasta quella che è la fontana, la piazza, la struttura, i bronzi e quei tre meravigliosi mosaici, lì raccontano una storia di Paternò. Dovete pensare che nel 1972 la inaugurò Giulio Andreotti. Nasce all'interno poi di questa meravigliosa opera una fontana che era diventata una fontana che non si poteva utilizzare perché gli spruzzi, quest'acqua che arrivava, rovinava i mosaici e rovinava i bronzi. Tant'è che non è stata poi più utilizzata, era diventato un deposito di spazzatura. Ragionando con gli uffici, allora l'architetto Benfatto, che è stato il fautore di tutto, riprendendo chi aveva realizzato, i restauratori, il Gavagnalto, interagendo anche con chi, con gli eredi di chi l'aveva realizzato, abbiamo detto la dobbiamo rendere fruibile, non la conoscono più i nostri ragazzi, non ci si poteva andare. Abbiamo solo tolto quella vasca, e ora è vissuta meravigliosamente dalla città. È una delle prime cose che abbiamo con la nuova legislatura che abbiamo. Sì. Ora vediamo bambini, non la stanno troppo perché qualcuno va poi. Non è vero. Abbiamo interessato anche i ragazzi delle scuole. Bellissimo, oggi con i prodotti magari moderni. I bronzi erano bianchi, ora se li vedi hanno il loro colore. I mosaici sono stati tutti restaurati. Si parla dei bombardamenti che ha avuto Paternò, bellissimo. Bello, ci associamo i complimenti della nostra ascoltatrice. La seconda qual è? Parliamo del gossip. La seconda era per la denuncia, se si può denunciare penalmente per inquinamento. Sì, già avevo risposto. Sì, aveva già risposto. Abbiamo già deliberato.
Ora di nuovo c'è il sequestro del mezzo. Direttamente. Direttamente, cioè chi butta la spazzatura, il sequestro del mezzo, e poi per ritirarlo ci vogliono i soldini. Non è un verbale, quindi restano senza mezzo. Se si poteva aggiungere il sequestro del mezzo e poi a piedi doveva ritornare a prendere la spazzatura e andarla a depositare all'isola ecologica. C'hai altri interventi? No, al momento no, l'ultimo allora, era il gossip. Vabbè, il gossip. Allora, io dico che un'amministrazione, e nel nostro caso un'amministrazione della città, con un sindaco che si è proposto alla città e aveva magari potentati politici, anche partiti importanti che avevano fatto altre scelte, anche se prima erano con l'amministrazione comunale, finito il momento elettorale, deve guardare alla città e deve avere la capacità e l'equilibrio un sindaco di poter ragionare con tutti, fermo restando che c'è chi ha vinto, c'è chi ha portato avanti una proposta e chi ha perso. Poi, se chi ha perso si ricrede, dice, va, sai, le proposte di questa amministrazione, di questo sindaco, sono credibili e vuole ragionare, il sindaco ha il compito di ragionare, ma non solo con Fratelli d'Italia, con Forza Italia, con tutte quante i partiti politici che vogliono compartecipare alla costruzione della cosa. Questo non vuol dire che il sindaco tutto ad un tratto toglie chi ha vinto e entra gli altri, chi vuole. Ho dato dimostrazione 5 anni fa che ci fu un'area politica, quella dell'allora dell'onorevole San Martino, che poi piano piano si è integrato, ha lavorato per la città ed è stato con noi, se no, voglio dire, solo gli idioti non hanno bene idea. Il gossip è un altro, Sino, tu rispondi politichese, sei un maestro anche in questo. Tu hai una linea di appartenenza storica che è con l'MPA. Il discorso non è tanto con chi dialoghi, tu sei stato un maestro a dialogare con tutti i politici. Allora se la è proprio questo. Allora, dico, esci dall'MPA per far parte. Ma non è... il costo allora, voleva dire questo dalla la regia, mia no? la mia appartenenza è la mia città e i colori rosso azzurri. Questo tanto per dirlo chiaro. Poi il Movimento per l'Autonomia, che guarda al territorio, ti dà la possibilità di fare politica a 360 gradi, di non legarti. Io non sono mai per gli estremi, né per la destra né per la sinistra. Quindi un mio la domanda è se Nino Naso passava a Fratelli d'Italia, la risposta è no, netta, qua non c'è né politica. Io resto delle mie idee. Dialogo, e come se dialogo? Dialogo con tutti, con Fratelli, ed è giusto dialogare. Possiamo ritrovarci anche in coalizione per idee. Io mi reputo un moderato di centro cattolico determinato e garante del territorio. Io sono Paternò, Catania e poi Sicilia. Cioè, questo è quello che vedo. Io ho fatto le battaglie per le strade, per il ponte e continuerò a farle. Quindi voglio dire, guardo esattamente al territorio, poi dialogo con tutti, ma deve avere la capacità di dialogare, se no è finita, non è che ci possiamo chiudere a riccio nel nostro canduccio. Bene, Nino. Sì, tornando, uscendo un po' da quella che... andiamo a vedere ancora qualche altro problema dalla città di Paternò. Certo. E il problema, ex Albergo Sicilia, il comune... non c'entra perché è della provincia, però è mai possibile che dopo oltre 10 anni questo problema non si riesce a risolverlo? Ed è un ricettacolo purtroppo di poveri sbandati. E guarda, di recente ci sono stati diversi interventi. Sì, ci sono stati gli interventi, ma anche prima c'erano stati degli interventi. Solo definitivi però. Mi auguro che possano essere degli interventi, ma dico, ma come mai, visto che tu non sei poi di quelli che stiano lì a perdere molto tempo,
Come mai non si fa carico il comune di questa bella struttura che potrebbe essere sfruttata? Guarda, dico, non solo da un punto di vista turistico, perché all'epoca l'Albergo Sicilia era punto di riferimento. Meraviglia. È vero o no? Quindi, ecco, come mai il comune non se ne fa carico e dice, beh, la prendiamo noi altri, o si dà in gestione a un privato, a qualcuno, beh, ma è peccato. Vedere quella struttura, se quello è un biglietto da visita, credimi, già solo vedere stesi quei panni, o no? È stato chiaro, Nino. Sono d'accordissimo con te. Da quando mi sono insediato, proprio è stata una priorità. Devo dire che abbiamo incominciato a interagire con la provincia regionale di Catania. Sono stati fatti due bandi, poi sappiamo quello che è successo sia nella città di Catania e sia con la provincia regionale di Catania. Allora l'allora presidente della città metropolitana, l'onorevole Salvo Pogliese, aveva fatto un primo bando, pare che si era aggiudicato un imprenditore, poi purtroppo l'hanno sospeso, è entrato un commissario, il commissario ha sospeso la gara, hanno fatto un'ulteriore gara, si parlava neanche di molto. Di 350 sì, quasi a pezzo di sale. Però è andata fuori. Ho riparlato ora adesso con il commissario per cercare di trovare veramente una soluzione. Perché non se lo carica? Perché io programmo, ma programmo cose vere. Allora io mi ricordo nel lontano, c'era allora mi sembra l'altra amministrazione, manca, presero il velodromo che ora noi, però non avevano un progetto. Non avendo un progetto, non avendo un imprenditore che investe, tu ti prendi questo carico e poi non sai cosa fare. Se c'era già un progetto di finanza, un altro fondo del PNRR, io l'avrei preso subito. Anzi, l'Ange ancora, ho avuto un'interlocuzione settimana scorsa, che pare che ci sia qualche imprenditore che abbia questa voglia, questa volontà, addirittura di rifarlo. Io ho detto di mantenere però la destinazione d'uso che aveva, quello è albergo e ristorazione, ma se non ne ha e deve rimanere in quel modo, altri speculatori che vogliono fare altre cose non troveranno strada facile. Lo spero vivamente, spero di poterlo completare in questa legislatura. Sono molto fiducioso perché le interlocuzioni pare che cominciano a diventare interessanti, anche perché poi è proprio accanto alla nostra Villa Mongata, ora noi interverremo lì, abbiamo delle somme che ci provengono dal fotovoltaico, delle compensazioni, un paio di milioni di euro, già ho un'idea di come intervenire. Lì la spesa è un po' più grande, penso si devono investire 4-5 milioni di euro, ci vuole, però io invito perché c'è la domanda e c'è l'offerta, c'è la disponibilità, quelle camere saranno sicuramente tutte riempite, abbiamo tante attività attorno a Paternò e quindi questa opportunità c'è e sono fiducioso da questo punto di vista, in silenzio ci sto lavorando. Purtroppo ci sono stati, come ti dicevo prima, io spero anzi che anche la provincia possa avere un proprio presidente eletto finalmente dal popolo, perché questo qua è stato un grossissimo errore, ma è inutile che ritorniamo su quello che c'è stato, perché è mancato proprio il presidente della provincia, gli assessori, i consiglieri provinciali che si occupavano del territorio, sono mancati specialmente ai sindaci, certo, perché c'è un anello è mancato, sì. No? Siamo dovuti ricorrere direttamente alla regione. Sono fiducioso che anche lì otterremo risultati. Nel frattempo si è intervenuto nuovamente chiudendo quella struttura, perché veramente era un'indecenza. Sono talmente tanti gli argomenti che se riusciamo ad essere più brevi possiamo dire nel tempo che ci resta più cose, informare più la gente. Prima del lunedì poi dell'angelo ci sbrigheremo. Sicuramente tutte le cose. Allora, a me quello che mi fa più impressione, no? Anche operando nel territorio con tutti i sindaci, con tutte le amministrazioni, quindi conosco un po' tutti. E una cosa mi sono chiesto, che magari in una forma informale a Nino glielo dissi,
Corso Sicilia. Corso Sicilia, beh, ha visto la luce finalmente di essere asfaltata una strada che non era mai fatta. E io mi chiedevo, dopo aver finito, noi ci siamo andati per l'inaugurazione della strada e ci siamo tornati quando doveva essere finita e abbiamo visto ancora i mezzi. Le vie limitrofe, come le hai fatte? Non ci vuole un progetto, un finanziamento? Come si fa a fare queste cose? Devo dire e devo ringraziare, perché come ho detto prima, i meriti li abbiamo. Noi abbiamo un'altra grande risorsa a Paternò, e non ce l'ha solo Paternò, ce l'ha tutta la provincia di Catania. Il presidente il direttore del Genio Civile, l'ingegnere Lavutani, Gaetano Lavutani, con cui abbiamo una interlocuzione diretta, che con delle piccole varianti e riuscendo a ricavare ulteriori somme, ci ha permesso di intervenire. Io cerco di dialogare con tutti per ottenere risultati per la nostra comunità, e ci hanno permesso, infatti, questo certo. Corso Sicilia ci sono le città, via Rodi, via Nuoro, tutte le vie limitrofe. Abbiamo gemellato la Sicilia con abbiamo fatto tante vie e la gente, voglio dire. Abbiamo capito che con l'avanzo, con un po' di economia, con un po' di intelligenza, sai, certe volte, come il mago Merlino ha fatto. Certe volte ci sono quei progetti, no, dove sono previste cose magari che non ti servono. Naturalmente tu parti dalla priorità. La priorità qual è? La strada, realizziamo la strada e vediamo. E devo dire che lì abbiamo fatto veramente un intervento importantissimo in tutta la zona, come lì anche nel centro storico. Ma vado avanti o mi fai qualche domanda? Sembra quasi un autogestito questo, però che cosa vuol dire un autogestito? Se c'è qualcosa che a Paternò dobbiamo suggerire al sindaco Naso, fatelo da casa. Perché noi sono talmente tanti e talmente poco il tempo della seconda legislatura che ci sono, che io non posso fare altro che complimentarmi anche per i 7 milioni di euro della rete idrica finanziati per il rifacimento di tutta la rete idrica. Come si è fatto, sindaco? Allora, abbiamo avuto un primo intervento proprio a inizio legislatura, che lì abbiamo ricavato quasi 5 milioni di euro di rete idrica. Si è intervenuto in tutta la zona alta della città, che voi dovete pensare che... Ma c'era un progetto fatto di prima della tua... stato un progetto che poi al solito era andato nel dimenticatoio. Noi sappiamo che se tu non ti metti in macchina e vai alla regione, a Roma, a Bruxelles, ovunque, non arriva niente, specialmente in un momento di grandissima difficoltà per gli enti locali. L'abbiamo ripreso, abbiamo parlato allora con l'assessorato all'energia, e siamo riusciti a fare partire questi progetti che hanno e ci hanno permesso anche lì di intervenire nella rete idrica. Però io, mentre che c'ero, caro Carmelo e caro, certo, c'era previsto, quando poi tu fai le varianti nel progetto, se interviene la rete idrica, però facciamo mezza strada e l'altra metà, e quindi abbiamo asfaltato tutta via Sardegna, che limitrofa con, l'abbiamo asfaltata con la rete idrica, e questo, così poi è successo con via Isole Olio, qualche cosa, no, ce la metto pure io, a fronte di 1 milione di euro, ci mettevo 50 mila euro, ma allora siamo riusciti, chi è fesso sta a casa, però abbiamo portato di qua acqua al nostro mulino. Ora ci siamo legati con, perché noi ci sono delle partecipate, c'è l'Acoset, c'è l'AMA, c'è poi, non mi ricordo il nome, quella di Acerreale, l'AMA con l'altra partecipata di Acerreale. Ci siamo messi insieme, abbiamo fatto gioco forza e abbiamo ottenuto un finanziamento di 18 milioni di euro. Questi 18 milioni di euro, 7 milioni sono andati tutti al Comune di Paternò, gli altri 11 a tutti i comuni che erano nelle partecipate di Acerreale. Quando partiranno i lavori per... Ma già siamo quasi pronti. Ma perché pronti. Io vedo, venendoti a trovare ogni tanto, vedo sempre dei personaggi, degli ingegneri, che tu riesci a mettere
a proprio agio all'interno del tuo ufficio, ormai la sentono Paternò come se fosse loro, chiunque ci lavora in un progetto che tu proponi. Ma deve essere, se tu non dai la disponibilità, ma non solo a loro, io ho invitato anche gli uffici comunali, anche, ti dico le cose più, che possono essere più, anche un imprenditore, un venditore ambulante che vuole aprire la propria attività, deve trovare la disponibilità. Hai visto quando, quante cose abbiamo inaugurato? Chi vuole investire a Paternò? E questo te lo volevo dire Nino delle cose che abbiamo si dice tutto lui. L'inaugurazione inaugura di tutto. Ecco, da questo punto di vista non fa grosse differenze, Nino. Veramente, chi lo chiama va dappertutto. Se, poi, siccome lui è autoironico, per quello che sto per dirgli, non si offenderà senz'altro con me. Abbiamo avuto un presidente Vasa Vasa, un sindaco Nastro, va bene? Ma anche Vasa Vasa, Nastro Vasa. Vuole il raddoppio di tutto, Nastro Vasa, sindaco Nastro Vasa, allora va bene, lo stiamo coniando io, in diretta. Io il presidente Vasa Vasa l'ho ammirato. Io dico questo. Il Nino c'è da apprezzare una cosa. Cosa dice la norma per chi può fare il Presidente della Repubblica? Non bisogna per forza avere un grande titolo di studio, ma amministrare con l'intelligenza del buon padre di famiglia. Lo dice la Costituzione. Sì. Nino, molte volte mi sembra questo. Non è una sviolinatura, no, perché amministra da buon padre di famiglia. Ecco, discute, c'è la mezza strada, dice aspetta, sediamoci, vediamo. Niente. Dice ormai mezza, fai l'altra mezza. Quelle cose. Da dove passano? Sì, esatto, per da, cui... Poi, dico, da importante questo, che si asfalta, da dove arrivano dei progetti, questo, i soldi. Dice, sai, il 10% ce lo metti tu. Ma non ti pare una cosa intelligente. Il 10% ce lo metti tu, dice, ma sono 500.000 euro. Va bene, 50.000, questione di 1-0. Più zero meno cosa cambia, quindi no, dico da questo punto di vista. Io devo dire un'altra cosa: ha una squadra di amministratori incredibili. Io non ho mai visto nessuna squadra di amministratori come quella di Paternò. Ci sono tutti gli assessori, tutti quelli disponibili, non disponibili, che lo seguono in tutto. E dicono loro, senza nessun tipo di problema, senza nessun dire perché ci deve essere ognuno per la sua, chiaramente, delega, però sono là, a prescindere, quello dello sport si trova là, anche se è una cosa che non c'entra niente, sono veramente riuscito è a creare una grande famiglia. Una ma perché poi, squadra. Carmelo, scusa se ti interrompo, non è vero che lo sport, perché se tu... realizzo un campo di calcio, c'è l'assessore alla manutenzione, c'è l'assessore al verde, è quello che cerco di inculcare a tutti quanti, è un lavoro di squadra, come in una squadra di calcio, l'attaccante, il portiere, il centrocampista, il massaggiatore, c'è bisogno di tutto, come nella vita. Però averli vicini e non averli, Presidente del Consiglio, tu hai dato ormai un'immagine di unione, di compattezza, come se infatti fanno delle dirette Facebook, anziché ormai è diventato molto social, Nino è diventato molto social, che c'ha quasi, è diventata una processione, è una... come si possa dire, un segno, un'immagine, un'icona. Quando fa qualcosa Nino di serio, c'è tutta la squadra presente e li vuole tutti vicini. No, quello sai, mi è antipatico, quello mi ha detto buongiorno, quello buonasera non me l'ha detto, non esiste. Questo te ne devo dare atto, veramente. Approfitto di qualche momento, perché quello che vedo andando in giro in tanti comuni e in tanti... con tanti sindaci. Senti, mi parli del finanziamento Ex Cinema Santa Barbara, teatro e auditorium? Allora, nel lontano, allora, dovete sapere che Paternò non ha un teatro comunale, abbiamo il piccolo teatro, 90 posti, che è adiacente alla biblioteca comunale, in via Monastero. I nostri precedenti politici, circa 70-80 anni fa, avevamo il teatro, ce l'aveva Paternò il teatro. Dove c'è ora la posta centrale?
pensarono di abbatterlo e costruire la posta con i palchetti. Infatti, se tu vai lì, quella si chiama Via Teatro. Sì, infatti. Rimasto, e si chiama Via Teatro perché c'era il teatro. Sarebbe successo ora, forse avrebbero messo le manette a tutti, perché era un sacrilegio. E quindi questa città ha avuto un handicap. Prima c'era l'eccesso, però era privato, della famiglia Musumarra, ora sì. Ci sono varie vicissitudini, ma un teatro proprio grande non ce l'ha mai avuto. Cinema Santa Barbara, che poi è diventata di proprietà, poi mi ricordo tanti anni fa lo acquistò il comune, poi hanno presentato un progetto di messa in sicurezza, si è perso. Finalmente, grazie a questo miracolo del PNRR, abbiamo presentato questo progetto e avremo il teatro a Paternò. Ci sarà a piano terra, ci sarà il teatro e a primo piano l'auditorium, sono 250 posti, 250 posti. E questo è veramente una svolta storica. Perché c'è di bisogno in una città? Del venuto lì, ma sempre in una idea di intervento, così come abbiamo parlato di Via Sardegna, così come abbiamo parlato, anzi ancora forse a Costa del Popolo no, parliamo del centro storico. Stiamo riprendendo un progetto che si era perso di Basolato Lavico, che ci ha creato tanti problemi. Deve pensare che oggi, questo ve lo dico, proprio non ne potevo più perché si doveva aprire un tratto di strada in via Vittorio Emanuele, che hanno soffetti i commercianti, li capisco, però quello che abbiamo fatto resterà, è la nostra via principale. Stamattina mi sono vestito da autorità, ho detto la responsabilità me la prendo io, si deve aprire perché devono passare 30 giorni, si deve aprire il 7 aprile, riapriamo almeno un pezzo adesso, in modo da poter fare il torno indietro. Io mi sono assunto la responsabilità e oggi hanno riaperto un pezzo, ora si sta facendo la parte un po' più alta, quella chiamata a Paternò San Giovanni, in via Vittorio Emanuele. Tornando al teatro, al teatro, quindi sarà realizzato, e di fronte, così, realizzeremo un'ala dell'Università di Catania. Sì. Parlo dei locali, quelli che sono qui, dove c'è la biblioteca comunale, i cosiddetti benedettini. Quindi tutta questa zona, quindi ai piedi della collina, dove inizia veramente il nostro centro storico, proprio quello dominante che ci porta alla collina storica, sarà tutto ripreso con la chiesa del Pantheon che stanno completando i lavori e ora stiamo lavorando per trovare dei finanziamenti per l'unica chiesa che in questo momento è chiusa, che è quella del Carmine. Io le idee ce l'ho da questo punto di vista e ce l'abbiamo tutta l'amministrazione, è chiarissimo, ma stiamo veramente in e questo anche, penso che nel giro di un anno e mezzo, partiranno anche questi interventi. Bellissimo. Nino, tu hai qualche altra domanda? No, perché ce ne sono tante. No, una di ordine pratico. Sì. Il caos nella viabilità. Allora, vi do una notizia di prima mano, ancora non la devo fare una conferenza, non l'ho fatta. Quindi la domanda, la domanda giusta, domani servizio. Giuseppe, ritagliamoci questo tempo. Tre giorni fa abbiamo finalmente votato in giunta, già era stata deliberata dal Consiglio, la delibera delle strisce blu. Quindi saranno attivi, ci saranno mille e qualcosa come stalle in tutta la città, quindi credo che sia uno step importante per poter, naturalmente abbiamo deliberato, ora poi la polizia municipale faranno poi la gara, il bando di gara, credo che nel giro di 2-3 mesi ci saranno realizzati, ci permetteranno di regolare anche il tratto, di dare un po' più di ordine, un po' di lavoro a qualche giovane e anche più gente che controlla, anche se non hanno le stesse mansioni di un vigile, però sono lì a controllare il territorio. La domanda era proprio è una delle cose importanti che purtroppo che ci devono aiutare a regolare, perché è chiaro che la mancanza di vigili urbani fa soffrire non solo noi, tanti
comuni vicinori e tante città. Abbiamo più volte interagito con la prefettura e con gli enti sovrastanti per far sì che qualche piccolo concorso, qualche concorso per poter far arrivare materiale umano sarebbe importante. Nel frattempo abbiamo partecipato, che anche quella serve, a un bando della prefettura. Siamo in graduatoria per videosorvegliare tutta la città, dal centro storico alla periferia alla collina storica. Abbiamo partecipato negli anni, ora mano a mano che andiamo avanti, i comuni che già hanno soffrito del finanziamento non possono più ripartecipare, di solito hanno favorito i piccoli comuni, ora pare che ci sia questa volontà. Speriamo che arrivi anche Speriamo che questo, perché diventa importante per il controllo del territorio. si realizza. Giuseppe, tu hai qualcosa dalla regia? No, Carmelo, ci sono solo complimenti, non ci sono delle domande specifiche. Ah, Eh, solo beh. una piccola domanda. Si stanno sistemando le strade, ci scrivono. Come possiamo risolvere il problema del parcheggio? L'abbiamo appena Eh detto. sì, questa qui è l'unica cosa, poi del resto sono tutti complimenti per il sindaco, per tutte le opere che sta realizzando, per la festa di Santa Barbara e per tutto l'entusiasmo che sta portando in città. Praticamente è come se fosse il primo giorno di quando uno viene eletto, no? L'entusiasmo del primo giorno lo vivono tutti i giorni a Paternò, per questo ovviamente i dati sono i messaggi che ci arrivano, ecco. Beh, e non siamo di parte, No, non assolutamente, sono i siamo di parte messaggi e che... ringrazio anzi tutti quelli che ci guardano dal sito che non si vogliono fare vedere da Facebook, però grazie a tutti. Nino, è doveroso rispondere a quello che ha detto Giuseppe e poi io ti faccio l'ultima e chiudiamo. Perché di solito si pensa che al secondo mandato il sindaco è più rilassato, ma quando mai? No. Beh, però devo dire, per i parcheggi devo anche invitare, che ci sono delle zone che stiamo riqualificando, vedete, Piazza La Russa, che è, diciamo, adiacente a Piazza Vittorio Veneto. Non è che uno deve andare al negozio, ci deve andare con tutta la macchina per forza. È chiaro. Oh, ci sono dei bus che girano, perché c'erano bus dell'Asti che fanno un percorso, non arrivano al centro storico. Però voglio dire, dove si può, anche se uno fa 100 metri di strada, 150 metri, voglio dire, si può anche fare. Nel frattempo vediamo invece di poterlo migliorare, perché si deve sempre migliorare, e perché io sono attento anche alle critiche, le accetto positivamente, perché se tu non accetti le critiche non puoi mai crescere. Non è che siamo perfetti, siamo umani. L'importante è che c'è l'onestà di sapere e l'umiltà di sapere accettare anche chi ti fa delle critiche per migliorare il territorio, per farti capire che determinati interventi si devono fare. E da questo punto di vista sono contento anche per il servizio che fanno le TV locali. Io non capisco, molte volte qualcuno che reagisce, c'è una realtà, ma interveniamo, è chiaro, anzi, te lo È fanno chiaro, sapere. Io l'altra volta ho ringraziato, non mi ricordo, dove era, in una zona che noi non avevamo visto, si dovevano fare degli interventi. Ho ringraziato l'emittente, andiamo lì, ma se è la realtà di cosa stiamo lì. certo, non stiamo facendo, certo. Nino, io concluderei questa nostra chiacchierata con andiamo incontro alla Pasqua. Con l'organizzazione della Pasqua, perché io devo dire, e non me ne vogliono gli altri, perché ogni comune è geloso della sua Pasqua ed è sempre migliore di tutti gli altri. Però io devo dire che c'è una serata a Paternò, perché noi abbiamo avuto la fortuna e il piacere di fare un documentario per conto dei beni culturali della Regione Sicilia, che si parlò dei riti della Pasqua. Ed erano i comuni interessati, erano Paternò, Adrano, Biancavilla, Bronte. Quindi ho avuto modo di vedere avere un metro di misura. Ma la sera del Venerdì Santo, con la collina storica di Paternò, io credo che sia una manifestazione come Santa Barbara, unica al mondo. Ce ne vuoi parlare e ci dici che cosa vedranno i paternesi
E poi ti do anche un suggerimento per il prossimo anno, ormai per quest'anno no, ma nella collina mettendo un maxi schermo, un LED wall, da lì sopra la vedranno questa manifestazione tutta la città di Paternò. La Villa Moncada si vedrà. No, tutta, certo. È bellissimo, bellissimo. Guarda, il nostro Venerdì Santo è veramente unico, là, quei momenti all'imbrunire quando escono... Gesù morto con l'addolorata dietro e si scende da questa collina storica, dalla scalinata settecentesca, con un silenzio, è qualcosa veramente di emozionante. E mia intenzione è inserirlo, quindi proporlo per un circuito nazionale, veramente, è un patrimonio per tutti noi. Hai detto benissimo, ci stiamo preparando alla Pasqua, già, anzi è iniziata già, perché c'è stata una mostra. La chiesa del Rosario proprio ieri, domani ci sarà la Via Crucis con la presenza del nostro arcivescovo, era venuto l'anno scorso con la pandemia, è ritornato e proprio l'anno scorso si è partiti dal Santuario della Consolazione, abbiamo fatto tutta la collina storica. Sua Eccellenza Monsignor Luigi Renna è rimasto incantato. Tant'è che quest'anno la Via Crucis cittadina partirà da Piazza Indipendenza per andare su, per andare nella collina storica. È qualcosa di... e noi stiamo investendo tantissimo su questo. Oggi è la giornata dell'Addolorata, già l'Addolorata è in giro per la città. Il 2 aprile avremo questo meraviglioso evento, la Passio Christi, della Passione di Cristo Redentore, anche questo, si parte da Piazza Santa Barbara e poi il vissuto tutto quanto nella nostra collina storica. L'abbiamo sperimentato anche quest'anno con il presepe vivente e quindi continuerà poi con il rito del Venerdì Santo, anzi devo dire prima, giorno 1, ci sarà il Sabbath Mater del Maestro Coniglio, sì. Mentre è nel nostro castello, mentre il Venerdì Santo in Piazza Indipendenza anche il Sabbath Mater del Maestro Nuccio Cavallaro. Il Venerdì Santo, l'abbiamo detto, ma quello viene vissuto da tutta la città, molta gente che viene da fuori, e poi la giornata del Cristo Risorto che esce dalla chiesa della Matrice e fra lo scampanino e la musica. Nel tuo cuore è solo seconda a Santa Barbara questa manifestazione. Diciamo che in ordine la Pasqua viene subito. La Pasqua subito è un'altra cosa. Santa Barbara. Dino, io presento tantissimo. Ti ringrazio come sempre di aver accettato il nostro invito nella nostra umile trasmissione. Non manchi mai, abbiamo sempre piacere di averti qui con noi e farci queste chiacchierate, nel bene e nel male, perché con Nino si può parlare anche di cose che non vanno come dovrebbero andare. In questo caso ancora ci siamo ed è tutto bello. Quindi grazie Nino di essere intervenuto, grazie. A Nino Caldarella di essere con noi, dalla regia grazie. Giuseppe Candarella, Samuele Lavenia, l'editrice Maria Grazia Castro. Vi presenteremo a breve il nuovo direttore di testata. Ricordo che questa IVTV non è a cura di IVI24, quindi questo è importante che ci sia. Prima di darvi la buona Pasqua, lascio la parola al mio ospite e poi vi daremo la parola. Ne approfitto per fare gli auguri di buona Pasqua a tutti voi, di pace, di serenità, di salute, e ancora mi stringo fortemente, a nome mio e a nome della città, alla famiglia Longo, Antonello, Alfina, nel ricordare Gabriele e la sorellina, ma nel ricordare magari tutte quelle famiglie. Sapete, sono momenti di festa, ma nei momenti di festa chi ha avuto, a chi sono venuti a mancare dei cari, si sente ancora di più, e quindi va a loro il mio augurio. L'augurio di vederci, di sentirci. Sapete, molte volte in momenti di difficoltà un abbraccio, una pacca sulle spalle,
uno sguardo, anche un semplice sguardo, un sorriso, aiuta tutti noi. C'è bisogno di amore, di unità e di attenzione gli uni verso gli altri. Auguri a tutti. Auguri di buona Pasqua a tutti voi dalla Parola e da IVTV. Ci vedremo subito dopo Pasqua, abbiamo una scaletta folta di ospiti e di impegni. Una buona serata a tutti. Buona serata a tutti. Di aver reso un servizio a tutti voi, come sempre. Buonasera. Buonanotte.